Allora, non è una questione di pericolosità, è una questione di ordine e decoro che non è mai abbastanza, di conseguenza bisogna sempre agire. Quello che io posso dire nella mia piccola esperienza, grazie a Dio non ho responsabilità di governo, è che per quanti uomini noi possiamo disporre non saranno mai a sufficienza. E in verità bisognerebbe copiare modelli sviluppati all'estero per rendere la vita impossibile ai sociopatici, cioè... Faccio un piccolo esempio. Sì. Vai allo stadio, ti comporti da bifolco, senza limiti, io ti metto nella condizione di non farlo. Primo, se il ti dasco. Fermo a far casino già... fuori da uno stadio... Aspetti, c'è già il dasco, sindaco. Aspetti, mi faccia finire. Se ti becco fuori dallo stadio che fai casino, se sei un dipendente pubblico, sei licenziato. Se sei un dipendente privato, il tuo datore di lavoro ti può licenziare. Bisogna agire a 360 gradi per far capire a chi in questa Repubblica non ha mai conseguenze realmente concrete che se fai il sociopatico, te con noi, con la nostra Repubblica, hai finito di avere diritti. Cioè... Fai allo stadio, ma io devo avere fuori dalla mia squadra di calcio che è arrivata in Serie A tutti quegli agenti quando ho una fame di agenti sulla strada. Vai allo stadio, lancia una lattina, da quel momento se sei un dipendente pubblico hai finito, se sei un dipendente privato ti posso licenziare. Abbiamo lo strumento della legge e siamo la Repubblica. Dobbiamo colpirli senza limiti, perché non posso pensare che le mie preziosissime forze dell'ordine debbano muoversi in massa per un evento sportivo, per un evento di intrattenimento. Insomma, e da lì in poi... Sì, come si direbbe, come si dice, insomma, dalle sue parti a lei le girano un po' le balle, mi pare di capire. Non deve esistere, ma anche alle vostre parti, anche alle vostre. Io sono andato a vedermi partite in Inghilterra, partite in Germania, a nessuno viene in mente di far casino, perché le loro repubbliche o monarchie si sono dotati di leggi dove dice: qui siamo troppo buoni, tolleriamo. Io non posso, io ho solo 108.000 carabinieri per una repubblica grande come la nostra e non posso pensare di doverli impiegare in questo modo. Va bene, grazie sindaco, ci torneremo. Ringrazio gli ospiti, tra poco in diretta